Siamo qui con Roots Magic e partiamo subito con una domanda secca: data di nascita, origine e significato del nome del vostro gruppo. Abbiamo iniziato a lavorare nel 2014. Sì. Sì. Il gruppo non nasce da un'idea a priori, è un lavoro che si è costruito facendo. Quest'idea del lavorare intorno alla radice del blues non era effettivamente presente all'inizio, ma ci siamo arrivati gradualmente in maniera del tutto naturale. E all'inizio eravamo un quintetto, c'era anche un pianista qui, e suonavamo principalmente musica di Gianfranco. E a un certo punto il pianista si stacca dal gruppo e ci ritroviamo con questo nuovo assetto, con questo suono molto diverso, perché la mancanza di uno strumento come il pianoforte
differenzia parecchio il suono del gruppo. E diciamo, come reazione a questa nuova, a questo nuovo assetto sonoro, c'è l'idea di provare ad arrangiare questo pezzo di Julius Enfield, che è un pezzo che ci piaceva, conoscevamo da tempo, questo The Hard Blues, e che era un pezzo effettivamente diverso come struttura, come ispirazione rispetto a quello che stavamo, che avevamo suonato fino a quel momento. E forse proprio questa novità ci coglie positivamente, e in maniera veramente del tutto naturale abbiamo iniziato a pensare: perché non continuiamo in questa direzione? E da lì lentamente abbiamo costruito un repertorio, come ormai è chiaro a chi ci ascolta, a chi ci conosce da tempo, è basato su una combinazione di arrangiamenti di materiali risalenti al primissimo periodo del blues, a quello proprio al blues cosiddetto di campagna, voce e chitarra, da una parte, e dall'altra brani invece di autori d'avanguardia, di autori del jazz d'avanguardia, ma ancora con una connessione a quella radice. Con quella radice. Quella radice. E quindi Roots Magic. Da qui Roots Magic. In realtà c'è una cosa che ha ispirato, però, cioè, molto casualmente abbiamo trovato in rete un libro, una sorta di ricettario di pozioni magiche legate a quella cultura rurale del sud degli Stati Uniti, e si chiamava Hoodoo Herbs, come erbe, sì, sì. And Roots Magic, perché le radici, anche in senso proprio le radici usate per fare, certo, le pozioni magiche. E da qui ovviamente per noi invece il senso di radici intende anche ovviamente radici, le radici musicali, culturali. Cioè. Del resto nel country blues, chiamiamo così, il blues del Delta, ci sono moltissimi brani dedicati a tutto quello che era magico, nel senso anche della superstizione. Ah, certo. Sì. Perfettamente presente, come sì. Assolutamente. Zampe di coniglio ed altri amuleti che venivano usati. Infatti la questione del repertorio è una questione centrale per Roots Magic, no? Come già accennava Fabrizio, c'è questa sorta di dicotomia tra il blues, quello più profondo, quello che non è il blues urbano di Bessie Smith, di Mami Smith, quello urbano perché diventa subito discografico e anche perché viene dal circuito dello spettacolo, e poi una serie di autori contemporanei che vanno dal free al post free alla scena chicagoana. Io mi sono divertito un po' a segnarli, lo diciamo anche per chi ci ascolta, quindi abbiamo Sarra, Roscoe Mitchell, Ornette Coleman, Marion Brown, Julius Enfield, Amiette Bouillet, Harry Treadgill, Charles Styler, John Carter, Calabarusha, Maurice McIntyre naturalmente, e abbiamo sentito in un disco anche Peavy Russ. Esatto, Peavy Russ, infatti stavo dicendo, mancava l'unico bianco. L'unico bianco, che, però insomma ce lo mettiamo, certo, perché lui col blues aveva avuto un certo rapporto. Ora, a me interessa, e penso che interessi anche ai nostri ascoltatori, sapere come avete lavorato su queste musiche, perché da quello che io ho ascoltato nei dischi ci sono varie situazioni: brani ispirati, che sono composti a volte da Alberto, oppure inserti di sezioni vostre in brani altrui, oppure inserti di brani dello stesso autore in brani dell'autore medesimo, quindi una sorta di compilation, di cui l'esempio forse più probante è quella specie di Sweet Medley di Charles Styler. Esatto. Allora volevamo sapere sicuramente come viene fuori questo arrangiamento, certo, se dalle prove, se c'è un'idea a priori, guarda, se è un lead arrangement, sì, come no, penso in gran parte, oppure no? Allora, guarda, innanzitutto diciamo va fatta per certi versi una distinzione tra il repertorio che riguarda il blues arcaico, cioè quello
propriamente voce e chitarra, e il repertorio, diciamo, più moderno. Per quanto riguarda il primo repertorio, cioè quello che riguarda il blues arcaico, credo, insomma, chiunque vada ad ascoltare gli originali, credo che si tratta proprio di una vera e propria riscrittura, perché parliamo di una linea melodica fatta dalla voce e di semplici accordi di chitarra. Ora, noi non abbiamo né voce né chitarra, e quindi il nostro lavoro parte da questo materiale molto scarno, molto basilare, sul quale, diciamo, a seconda delle idee di ognuno di noi, viene aggiunto materiale, fino a crearne in qualche modo una nuova composizione, un nuovo brano, che ovviamente non può non far riferimento all'originale, ma si tratta veramente di una riscrittura radicale, in questo senso. E come si parte? Si sceglie un brano tutti insieme, poi uno si incarica di tirare giù la linea melodica, di creare una sorta di arrangiamento che poi viene portato in prova, e il gruppo ci lavora sopra, lo cambia, lo trasforma. Questo stesso approccio viene fatto anche per l'altro materiale, quello più contemporaneo. Ovviamente qui siamo in presenza di una cosa più composita, certo. Arrangiamenti, linee melodiche, sassofoni, trombe, contrabbassi e batteria. Quindi anche qui, diciamo, non è una semplice riproposizione del tema, ma ovviamente ci basiamo molto di più sull'originale. E poi inseriamo dei nostri, tra virgolette, inserti, che sono appunto delle scritture originali che prendono spunto dal tema e vengono inseriti prima, durante, alla fine del brano. E per questo, diciamo, in quest'ultimo disco abbiamo anche inserito appunto queste strutture che sono originali, anche se fanno parte del brano che abbiamo riarrangiato, le abbiamo inserite e le abbiamo accreditate. Infatti anche le note di copertina, esatto. Ci sono i titoli, esatto. Ci sono, no? Certo. In realtà questo tipo di inserimento c'era anche negli altri dischi, non l'abbiamo mai comunicato. Arrivati al terzo disco abbiamo pensato che forse era un lavoro che no, sarebbe, ecco, magari potremmo invitare, ecco, gli ascolta, io invito sempre chi me lo chiede, no, invito sempre ad ascoltare i cosiddetti originali per capire l'operazione che abbiamo fatto, che è particolare, ecco, da questo punto di vista. L'hanno fatto in radio, che mandavano e poi il brano nostro. Sì, un paio di... E quello era un confronto sembra fondamentale, anche perché, come diceva... Era stato molto interessante, perché in alcuni pezzi c'era il collegamento, in altri era un po' più difficile. Come diceva Alberto Cupolla, voglio dire, il problema centrale quello di trasformare una musica vocale, in cui peraltro i testi hanno una significanza, certo, assoluta, sì. Se non assoluta, però sì, notevolmente importante, sì. Spesso legata a tematiche sociali, a piaghe come l'insetto che distrugge i raccolti di cotone, certo. Insomma, con una loro... Invece in un contesto completamente strumentale, quindi è molto interessante come è stato affrontato. E la pratica dell'inserto di sezioni è tipicamente jazzistica, ma se vogliamo è anche tipica della musica europea, dove si suonava alla maniera di, no? Moltissimi autori classici facevano composizioni esplicitamente dedicate a autori precedenti o contemporanei, suonando alla maniera di. Quindi voi in un certo senso fate treghill, magari no, ampliate la partitura dei treghill, sviluppando, certo, un certo tipo di condotte che sono sue, che diventano però vostre, quindi è la risignificazione classica, tipica del jazz, però in maniera molto studiata. Per l'assenza di strumenti armonici, mi ha già risposto Fabrizio, è un fatto casuale, che però vi ha posto di fronte ad una condizione, diciamo, diversa, in cui probabilmente per Gianfranco c'è parecchio da lavorare. Sì. Pure a livello armonico, no? Però dà anche più libertà nella conduzione delle parti, perché ci ha fatto rendere conto, cioè una potenza di suono senza la base armonica che era straordinaria, cioè non ci aspettavamo,
siamo trovati con questa fascia sonora dei fiati con la ritmica che ci ha dato delle ispirazioni che poi ci hanno portato a questo. In realtà poi la fonte diventa un'altra, no? Quando tu levi, anche se oggi è abbastanza di moda, beh oggi già da un po', no? Togliere gli strumenti armonici, perché cioè le condizioni del contrappunto, i modelli contrappuntistici in realtà apparentemente danno più libertà, perché è solo un'apparenza, no? Che poi invece il gioco è tutt'altro. Noi più questi modelli contrappuntistici, che sono abbastanza di moda in quest'ultimo periodo, diciamo, no? Cioè questa storia delle linee che si sovrappongono, che escono, che entrano, non solo nel jazz poi anche. La nostra è stata un po', diciamo, un virare invece verso i modelli, se vuoi, più vicini al funk. Cioè in realtà questo non è un gruppo che lavora da un punto di vista contrappuntistico, che sarebbe la prima cosa che uno pensa se togli gli strumenti armonici. Invece la nostra è stata una scelta di, diciamo, di altro tipo, avvicinarsi di più invece ai modelli ritmici, dove e soprattutto modali, che questo è in realtà poi il, certo. Diciamo, il succo della questione ritmica in questo gruppo, in cui i movimenti armonici sono quasi inesistenti. No? È un modo di suonare modale, ma non nell'accezione, se vuoi, storica, legata a Kind of Blue, no? Su quei modelli. Che lo stesso Kind of Blue in realtà non usava mai un modo, ma poi ne modulava altri. No? Qui no, qui si lavora sui modelli ritmici. Questa è la scelta di campo. Da un punto di vista armonico è praticamente inesistente i movimenti all'interno. Quindi inevitabilmente si va verso, e questa è un'altra aggiunta che si deve fare rispetto ai modelli del blues del Delta, ai modelli del blues d'avanguardia, e qui c'è il terzo modello inserito, che è quello diciamo del funk degli anni 70. Cioè, diciamo, l'impulso dei modelli ritmici dentro questa potenza di cui parlava Rico proviene da lì. Quindi diciamo che questo mix, cioè la scelta di togliere il piano o qualsiasi strumento armonico, non ci porta verso, naturalmente i jazzisti vanno verso i modelli contrappuntistici, no? Ma ci porta verso invece, con strumenti acustici, verso il modello funk degli anni 70. Diciamo che questo è un riferimento al quale si rivolgevano già i musicisti. Esatto. Nei di quegli anni, metti appunto Enfield, cioè Mitch. Questa roba dell'essere costruito sui modelli ritmici, che poi è, in realtà, se tu senti quanto senti gli originali del blues del Mississippi, nella loro scarnità, è tutto costruito sulla cadenza ritmica, cioè se vuoi anche non con tempi regolari, ma le cadenze delle pennate, non so se c'era la penna, forse no, sono tutte cadenze che cadono ritmicamente. Quindi c'ha un suo filo rosso, secondo me, il delta del Mississippi col funk degli anni, che poi è la storia della musica afroamericana. Mi permetto di dire di sì. Intanto perché voi siete un gruppo pianoless, ma non nell'accezione West Coast, quella che porta al contrappunto, no? Certo. Siete un gruppo pianoless nell'accezione dai quartetti con Nat Coleman in poi. Però la cosa del funk, per esempio, io non ci avevo pensato, dico onestamente. Mentre tu ne parlavi, mi venivano in mente anche i gruppi tipo Fela Kuti, con questa potenza di suono dei fiati, con strutture ritmiche molto forti. Ma anche Sly in Family Stone, certo. Tu senti i modelli base, cioè molto diversi da noi, utilizzano quelli che chiamavano Miles negli anni è un filo rosso che arriva fino al lippo. Filo, guarda, è molto forte, perché in realtà in tutta la tradizione del blues del Delta c'è una prima serie di opere che sono non su struttura armonica, ma praticamente su un solo modo. Registrate tardi rispetto a quando si svilupparono, da Alan Lomax, eccetera, eccetera. Ma ci sono dei blues modali che non hanno la struttura di 12 battute. No, certo. Io questo lo insegno ai miei studenti. Ci si arriva col blues urbano, perché poi c'è il diritto d'autore, c'è lo studio, ci sono gli uomini. Le strutture erano dettate dai testi. Strutture dettate dai testi. Se tu guardi ritmo e voce. Uno, in realtà poi chi è che normalizza tutta la storia? È il bebop.
da quel punto di vista metrico. Se tu senti, l'avrai sentito e riconosci bene, gran parte dei blues di Mingus non sono mai 12 battute, tranne forse uno, Nostalgia in Times Square, che è quello più. Sì. Ma tutti gli altri blues sono 8, 16, 14. 14. Perché fa riferimento al pre-bebop. Il blues arcaico. Ma soprattutto fa al pre-bebop come, sì, come sì, tipo di modello, no? Sì. E questo è un po' quello che ci interessa in fondo, ecco perché quel modale, però nell'accezione, diciamo, nera tra virgolette, noi siamo bianchi, pure io un po' di meno, ma ci interessa di più del modello, sicuramente, del modello codificato, mettiamolo così. Volto pagina, come si fa nei bei telegiornali, no? Sì, vi chiedo delle cose che sono importanti per la musica, ma anche se non strettamente musicali. Per esempio, voi avete fatto la scelta di autoprodurvi, ma con un'etichetta che non fosse italiana, che è, diciamo, sì, una scelta precisa, no? Quindi noi siamo padroni della nostra musica, però non vogliamo una produzione italiana, anche se è registrata, avete anche registrato in questo studio il secondo disco. Sì. E prevalentemente la diffusione del materiale discografico avviene con certi. Quindi è una diffusione un po', diciamo, a contatto col pubblico e anche sui luoghi, è interessante perché voi preferite fare musica anche in posti che abbiano una valenza sociale aggregativa, quando era possibile fare concerti. Volentieri. E quando sarà possibile rifarli. Certo, certo. Quindi mi interessava mettere a fuoco, per chi ci ascolta, questa dimensione anche di comunicazione, di scelta di pubblico e di indipendenza, certo, diciamo, assoluta rispetto al prodotto discografico. Ma la scelta dell'etichetta è venuta abbastanza, anche questa, diretta, guardandoci intorno, pensando all'etichetta che avrebbe potuto servire meglio il nostro lavoro, abbiamo pensato che la Clean Feed era effettivamente la nostra prima scelta. Perché? Perché apprezziamo il lavoro che stanno facendo da anni, la qualità del catalogo, l'ampiezza del catalogo, quindi un catalogo ricco che include sia nomi assolutamente sconosciuti sia grandi nomi, fattore assolutamente non secondario, abbiamo visto che è un'etichetta che lavora molto sulla promozione e ha una diffusione buona sul mercato, quindi idealmente era la nostra prima scelta. E noi effettivamente abbiamo spedito una sola copia del master del nostro primo disco, è la copia che è andata alla Clean Feed, che ha risposto immediatamente in maniera positiva, e da lì è nata una collaborazione che si sta sviluppando ancora oggi. E noi siamo molto soddisfatti del lavoro che questa etichetta ha fatto sui nostri dischi. No, riconosciamo tranquillamente che parte del successo di questi dischi è anche dovuto alla capacità dell'etichetta di saperli distribuire e indirizzare bene. È un'etichetta gestita fondamentalmente da una persona e due collaboratori, lui è Pedro Costa, che è un vero appassionato di questa musica, e quindi questa è la storia della nostra relazione con l'etichetta. E per quanto riguarda i luoghi dove suoniamo, anche qui ci indirizziamo al nostro ambito di riferimento. Rispetto al passato, con questo gruppo, grazie al tipo di musica che facciamo, abbiamo addirittura un ventaglio maggiore di possibilità, più alto, perché abbiamo avuto veramente la possibilità di sperimentare questo repertorio di fronte a pubblici non necessariamente al dentro della cosa, e è un repertorio che funziona. E devo dire che molto spesso le soddisfazioni più grosse arrivano proprio da questi ambiti, però non nascondo anche
il piacere quando ci troviamo a suonare in un festival di jazz d'avanguardia come Nickelsdorf e scopriamo molta gente specializzata nella storia del jazz d'avanguardia, che però ci viene a chiedere informazioni su quel repertorio, quello più legato al blues, certo. Ci accorgiamo che alla fine quel tipo di repertorio è abbastanza negletto. e questo è un fattore interessante, certo. Sai come si chiamava qua, una delle definizioni bello, bellissimo, sì, pure io pensavo di Basilio Sulis, che purtroppo ci ha lasciato, Sant'Anna Resi, perché noi con Basilio ci avevamo provato diversi anni. Basilio è un personaggio che era, credo che mi sembra che non ci ha mai risposto direttamente. Poi a un certo punto ci chiama, anzi, veramente lo incontriamo di passaggio. No, ci aveva già invitato. E a un certo punto è lui che ci cerca. E poi scopriamo perché, poi alla fine la motivazione del perché ci hanno invitato, secondo me era molto bella, anche se parziale come tutte le cose. Che lui sosteneva che questo è un gruppo propedeutico. Un jazz propedeutico. Perché può avvicinare può avvicinare persone anche che non sono competenti, ma gli può creare una sorta di condizione di curiosità. Sì. E questo credo che lui, da questo punto di vista, lo apprezzasse e lo ci ha visto giusto. Beh, diciamo che in genere la musica che funziona è quella che funziona per chi non ha prevenzioni o aspettative rispetto a quello che va ad ascoltare. Poi il problema del pubblico jazzistico è che spesso vuole un prodotto già preconfezionato, almeno negli ultimi anni, negli ultimi decenni. Negli anni 70 era diverso, perché il pubblico cercava invece cose che lo stupissero, che lo scuotessero, che magari lo facessero anche interrogare. Invece ultimamente una parte del pubblico jazzistico è più per avere conferme che dubbi. Però il vostro tipo di musica è una musica che funziona per chiunque abbia le orecchie aperte e non abbia pregiudizi, secondo me, e spesso anche un pubblico giovanile. Sì. La vostra è anche una musica colta, tra virgolette, però permettetemelo, perché ci sono molti riferimenti. Sì. Nel secondo disco, per esempio, voi citate esplicitamente due narratori, Jan Toomer e James Baldwin. C'è una citazione anche di Charlie Patton. Sì. L'ultimo disco prende il titolo da un'opera di una scrittrice afroamericana di fantascienza particolare, Octavia Butler. Sì, quindi c'è un immaginario, sì, questo secondo me è importante, anche culturale, in senso non solo sonoro, a cui fate riferimento, giusto? Sì, è un interesse che si è sviluppato parallelamente all'interesse per la musica, quindi da sempre ci interessa, ci appassiona la musica di matrice afroamericana, perché non interessarsi della letteratura afroamericana? Logico. Logico, ma non per tutti. Non per tutti quelli che lo fanno. C'era qualcuno che poneva questa domanda, dice: andate nella vostra discografia e contate quanti dischi di autori afroamericani avete e confrontateli con quanti autori afroamericani avete nella vostra biblioteca. E poi questi nomi che hai citato vengono abbastanza, anche questi, naturali in rapporto a questa musica. Gene Toomer, ad esempio, abbiamo scoperto che è stato uno dei maggiori ispiratori della musica di Marion Brown. Molta della musica di Marion Brown era ispirata al lavoro poetico di Toomer. Quindi Baldwin, neanche a dirlo. Così. Certo, no, è tutto, si tiene, voglio dire. Però ci tenevo a sottolinearlo. Grazie. Perché mi sembra importante. Tra l'altro, ecco, io cerco, quando insegno, di far passare le cose insieme, cioè la cultura afroamericana è un insieme di cose che comprende il cinema, lo sport, certo. E quindi è assurdo che io mi occupo so tutto della musica, ma certo, non so nulla di tutto quello che è prodotto in altro ambito. Bene, un'ultima domanda, penso, perché stiamo chiacchierando già da abbastanza. Ecco, vogliamo spiegare il senso del vostro esserci in questa rassegna streaming, perché è una risposta a una situazione contingente
pandemica, un desiderio di esserci, ma probabilmente, come si dice da più parti, stiamo anche sperimentando delle forme di presenza culturale e musicale alternative, diversa, certo, o complementari alla dimensione live. Guarda, è chiaro che in una situazione del genere qualsiasi possibilità per tornare a suonare, per farlo dal vivo, per noi è importante, per noi è, credo, anche per il pubblico. E questo però non deve farci dimenticare la situazione reale che abbiamo vissuto in questo periodo, che vale per tutto il campo dell'arte, della cultura in generale. Io credo che sia stato giusto per alcuni versi limitare il più possibile i contatti e quindi, diciamo, chiudere la parte culturale del paese. Ma questo è stato fatto, diciamo, è stato fatto esclusivamente per la cultura, mentre per ciò che riguarda il commercio in generale è stato permesso l'apertura di, appunto, negozi e quant'altro, mentre per la cultura non è stato permesso nulla. Allora io credo che nel rispetto, diciamo, delle situazioni così di garanzia per evitare la pandemia, per l'appunto, credo che si poteva fare qualcosa di più. E non voglio neanche toccare tutta la questione economica, che è pesantissima per chi vive di cultura, però penso che si poteva fare qualcosa di più. Non è possibile che si tenga chiuso tutto il reparto cultura, musei, teatri, cinema, sale da concerto, e invece si permetta l'apertura dei negozi e poi ci si lamenti che c'è l'assembramento perché si fa lo shopping, ecco. Se assembramento deve esserci, beh, che qualche volta ci sia anche per andare a teatro, ecco. Non voglio neanche parlare di concerti, insomma, questo. Comunque questa è un'iniziativa importantissima e ci sembrava giusto esserci. Speriamo ce ne siano altre, ma speriamo soprattutto che si torni a suonare. Vediamo se è l'ultima. È un'iniziativa, esatto, comunque partita dalla collaborazione di un gruppo di musicisti, tutti quelli che appaiono in questa rassegna, e questo luogo, questo studio di registrazione, luogo dove già noi, appunto, come hai detto te, avevamo registrato un disco, insomma, con cui già c'erano dei fili, delle connessioni. Da questa collaborazione è nata l'idea di questa rassegna, e l'idea si è sviluppata anche questa in maniera molto naturale, incontrandoci, guardandoci in faccia e vedendo che la situazione è questa qui, l'unica maniera per reagire, semplicemente per trovarci e suonare, perché non stiamo suonando. Noi, l'ultimo concerto che abbiamo fatto era quello di Sant'Anna Resi i primi di settembre, quindi oggi erano sei mesi. Questo è pericoloso, speriamo che non succeda, no? Certo. Uno dei rischi, a parte il discorso politico di Alberto che sottoscrivo, il rischio reale è che ci si renda conto che forse si potrebbe fare anche a meno della cultura. Cioè, la domanda centrale è questa: può sostituire il modello? Forse sì, comincio a avere dei segnali curiosi dal mondo, almeno che circostante, che vivo io, sempre di più una necessità che si possa anche vivere attraverso un tramite, non attraverso. E questa è, se dura un altro anno, questa faccenda qui è dura. Tornare ai livelli sarebbe importante, non erano mai grandi livelli, diciamo, procedere nel senso che diceva prima Alberto Popolla, cioè, visto che è possibile diluire, sicurezza, sì. Cioè, pensiamo ai musei, io sono andato a vedere la mostra di Raffaello, nulla di più sicuro, perché si entrava in gruppi contingentati, si stava nella sala un tempo determinato, veniva svuotata la sala, poi arrivava un altro gruppo. Cioè, Roma dispone di spazi concertistici abbastanza ampi per poter rispettare le misure di sicurezza, e quello che diceva Gianfranco è che
il rischio è tra l'altro quello anche di una situazione psicologica di dipendenza dal mediatore, che comunque rende l'esperienza artistica non immediata, non diretta. Ci sono musiche, ma secondo me tutte le musiche che hanno bisogno di un'esperienza diretta, non ne possiamo fare a meno. No, certo. E se ne facciamo a meno, comunque ne abbiamo un danno psicologico, un danno, diciamo così, relazionale, che non coinvolge solo i musicisti ma coinvolge anche il pubblico. A un certo punto diventa orfano di una dimensione che non è accessoria e vitale. È vero che ci sono molte tendenze che vanno verso, certo, in fondo non, certo, serve, in fondo se ne, certo, può una fare questione, a meno, una questione tutto... centrale. Tu devi pensare che i grandi giganti, diciamo, del mondo della rete non spingono verso gli eventi dal vivo, assolutamente, non hanno mai sponsorizzati. Cioè, devi tenere conto che la tendenza è quella che un altro anno di questo tipo crea condizioni psicologiche da parte dei fruitori. Siamo per dei musicisti che sarebbe una moria delle vacche, come diceva Totono. Chi se la cava, se la cava. Sarà un progetto, diciamo, un progetto darwiniano. Il problema è gli utenti. Tu 2 anni che non cominci a abituarti al fatto che ti va bene vedete pure lo streaming, per carità, con tutto... il rispetto, cioè, della qualità che fai oggi, o l'opera lirica in televisione con i cantanti che vanno dentro i camerini, che cantano da là, che scendono nella platea. Cioè, voglio dire, il problema è che il modello induttivo, diciamo, l'abbiamo visto negli ultimi 20 anni, è potentissimo. Quindi se la politica non si fa carico di difendere condizioni umanistiche, diciamola così, va. E anche se gli ascoltatori non si fanno carico di questo, sarà dura, no? Che pure gli ascoltatori dovrebbero essere consapevoli di questo e rivendicare una presenza di musica dal vivo. Chiudiamo con una domanda stupida, che così abbassa il collo. Se doveste fare un bis adesso, a commento di quello che ci siamo detti, che pezzo vostro vi verrebbe in mente da fare? Un bis adesso. Ve l'ho suonato prima, adesso che abbiamo chiacchierato, sarà tutto quanto editato. Concludiamo. Potresti avere 4 risposte diverse. Vediamole. Io suonerei November Cotton Flower, November, di Marion Brown. Ci sarebbe stato tutti questi discorsi. Ci ricordiamo. Io farei Bermuda Blues. Io farei uno dei pochi pezzi originali che abbiamo scritto nei 3 dischi precedenti. Ce ne stanno pochi, però credo che questa sia la strada da seguire. Cioè, cominciare a pensare a una sorta di modello autoriale, tenendo presente tutte le esperienze fatte precedenti. Io credo che il modello migliore sia adesso dire quello che pensi. No, non perché non si riconosce il repertorio, cioè il suo valore, quello è un altro discorso. Voi lo trattate già in maniera, sì, autoriale, però mi sembra l'evoluzione un ulteriore quella di iniziare a pensare in quella direzione, anche perché nessuno sa bene con esattezza come si evolverà. Quindi io credo che si possa tranquillamente dire che forse è giusto cominciare a raccontare le proprie storie. No, su questo siamo tutti e 4 d'accordo, quindi possiamo chiudere. Possiamo chiudere di... senza, in modo concorde. Senza divisioni, senza, ma divisioni. In perfetta unità. Bene, grazie a Roots Magic. No, grazie a te. Grazie, grazie a te. Grazie Luigi, è stato un piacere.